Saluti ai docenti e agli studenti. Non essendoci altri interventi, pongo. Prego. Bruno Bossi, prego. Per dichiarazione di voto su Sì, questo ordine del giorno. Prego. vorrei dire che come Partito Democratico aderiamo e votiamo a favore di questo ordine del giorno anche alla luce delle dichiarazioni del Premier a Reggio Calabria, dove di fronte ai lavoratori in cassa integrazione, mobilità e deroga si è impegnato già da subito al prossimo Consiglio dei Ministri a pagare le mensilità pregresse 2013 e il 2014. Detto questo, però, io sono convinta, noi siamo convinti, che si debba andare a una seria riforma degli ammortizzatori sociali. Non è più possibile che ci siano varie forme di ammortizzatori sociali. Bisogna andare a una riorganizzazione con l'individuazione di un sistema universalistico che possa rispondere a quella che è una situazione ormai drammatica in tutto il Mezzogiorno. Oltre il 50% della popolazione calabrese, ma anche meridionale, in alcune realtà meridionali, o non lavora oppure ha un lavoro precario. La maggior parte delle famiglie meridionali o non ha reddito o ha un monoreddito sotto i 1.000 euro al mese. Io credo che questa questione, nei prossimi giorni, un governo come quello che abbiamo adesso, un governo con il Premier Renzi, che si impegna ad essere un governo delle riforme, non potrà che riformare effettivamente quella questione principale in questo momento. Affrontare la povertà, affrontare la disoccupazione, affrontare la precarietà non come elemosina, ma come diritto individuale fondamentale all'esistenza. C'è sicuramente il diritto al lavoro e su questo dobbiamo sviluppare soprattutto gli investimenti nella direzione della crescita, ma c'è anche un diritto che la Comunità Europea una volta tanto ci chiede, anche se non ci impone, assicurare a tutti quanti il diritto a un'esistenza dignitosa e quindi anche un diritto al reddito minimo. La ringrazio, non essendoci altri interventi.